Le bande musicali, i gruppi folcloristici, le compagnie di danza popolare degli Schützen indossano ancora oggi eleganti costumi di Loden in occasione di cerimonie e ricorrenze. Il celebre panno laniero, nato per il confezionamento di abiti da lavoro pratici e resistenti, veniva tessuto sul telaio di casa e quindi follato allo scopo di infeltrirlo. Il termine Tracht, introdotto solo nel XIX secolo, designa un costume popolare che rivela il luogo d'origine e lo status di chi lo indossa. I masi di montagna erano un tempo pressoché autosufficienti. Poche cose venivano acquistate in negozio, dal sarto o dal calzolaio del paese giù in valle, al mercato o in occasione di una delle rare puntate in città. Eine gute Geschäft. Hallo. Hallo. So. La vita d'alta quota era improntata alla parsimonia. Ognuno risparmiava dove poteva e affrontava senza lamentarsi le immani fatiche di un'esistenza in un ambiente tutt'altro che ospitale. Quasi nulla veniva gettato. I contadini riparavano più e più volte i loro attrezzi. Molti sapevano anche come costruirseli. Mach wieder vier nach vier. Hey, was sitte? Da figlio costa un mine, fa nicht leicht, sehen, Dal maso provenivano anche le materie prime utilizzate per vestirsi dalla testa ai piedi. Capre e conigli fornivano un morbido pelo a fibra lunga, particolarmente apprezzato dai capellai. Anzitutto, il pelo veniva abbinato con l'apposito attrezzo. Strati di fibra erano stesi uno dopo l'altro, fino a ottenere la quantità sufficiente per il copricapo desiderato. Follate in acqua calda a 80 gradi, le fibre formavano dei bioccoli di feltro. Una volta ammorbiditi in una caldaia a vapore, i bioccoli venivano lavorati su una forma in legno fino a ottenere il modello desiderato. Dal lino coltivato si otteneva la tela per la biancheria o per i sacchi e le funi di juta. Le piante erano raccolte in fastelli e lasciate essiccare per circa una settimana. In alcune zone il lino venne tostato in appositi forni per essiccarlo. Dopo essere stati privati di foglie e semi, i fastelli asciutti venivano gramolati grossolanamente, in modo da separare i gambi dal rivestimento legnoso. Le fibre sottili per confezionare lenzuola e camicie si ottenevano gramolando il lino più volte. E poi c'era la lana di pecora, ideale per confezionare giacche, sciarpe, guanti, calzini e per produrre la famosa stoffa di Loden, imbattibile in fatto di resistenza e impermeabilità. Le pecore vengono tosate due volte all'anno.
in primavera, prima di salire all'alpeggio, e in settembre, prima di ritornare alla stalla in cui trascorrono l'inverno. In passato la tosatura si effettuava a mano con forbici speciali, sedendo su un panchetto costruito apposta per questo lavoro. Una pecora fornisce mediamente 2 kg di lana all'anno. La tosatura non era un lavoro da tutti, perciò la si affidava solo a mani esperte. Oggi la tosatura è fortemente meccanizzata. In certi casi si assiste a vere e proprie gare di velocità tra gli allevatori. Invece del panno grezzo, con la lana di pecora si realizzano ormai in prevalenza tappeti, coperte e materassi. Il buon successo commerciale di questi prodotti ha contribuito negli ultimi anni alla proliferazione di allevamenti e aste di ovini un po' dappertutto. Alle aste si trovano esemplari giovani e adulti di varie razze. La premiazione è preceduta da interminabili quanto animate discussioni tecniche. Gli esperti osservano, tastano e confrontano con attenzione, contrassegnando i capi più interessanti. Dopo la tosatura si devono eliminare fango, polvere ed escrementi. La lana viene lavata in acqua fredda affinché conservi il grasso che le conferisce la sua naturale morbidezza e quindi viene stesa ad asciugare. I colori naturali della lana sono 3, bianco, nero e marrone rosso. Queste sono le 3 tinte base dei vecchi loden contadini. Mescolandole si ottengono tonalità marroni e grigie. Da mezzo chilo di lana si ottiene un cubito di tessuto. La quantità di lana occorrente per l'ordito longitudinale e per la trama che vi si intreccia non è però la stessa. Il tessitore Alois Breitenberger pesa la lana nelle giuste proporzioni, affinché non ne avanzi nemmeno un battufolo. Prima di procedere alla filatura, i bioccoli di lana devono essere cardati. Con l'ausilio di 2 pettini a piccoli denti fitti, le fibre vengono disposte parallelamente, creando una morbida garza. In questa fase si mescolano i colori per ottenere i toni mélange. Anche in passato, per la faticosa operazione di cardatura, si impiegavano grandi macchine di legno. Una singola macchina bastava a coprire il fabbisogno di una piccola vallata. D'inverno, la vita nel Maso scorreva più tranquilla. Le contadine giovani e anziane approfittavano delle fredde serate invernali per riunirsi a filare. Giorno dopo giorno si udiva nelle Stuben il sommesso mormorio dei filatori, un suono purtroppo scomparso dal repertorio dei rumori rurali. Queste immagini, realizzate nel 1964 in Val Casies, costituiscono uno dei più antichi documenti etnografici filmati sul Tirolo. Thank you.
Prima di stabilirsi a Obereisten, frazione di San Nicolò in Val d'Ultimo, Alois Breitenberger lavorò per anni come artigiano ambulante, spostandosi da un maso all'altro nelle valli d'Ultimo e Sarentina. La prima operazione di tessitura consiste nella preparazione dell'ordito, costituito da fili tesi in senso longitudinale sul telaio. I fili passano dalla cantra attraverso la paletta e, dopo essere stati annodati insieme, vengono avvolti attorno al perno infilato sulla cornice. Ad ogni passaggio si ordiscono 10 fili di catena. I fili devono ora essere divisi, separando i pari dai dispari per formare il passo o bocca d'ordito. Mediante passaggi successivi si raggiunge la lunghezza desiderata. Invertendo i fili pari e dispari si prepara un nuovo passo. Durante la tessitura, la bocca d'ordito avvolge il filo di trama immesso in senso trasversale dalla navetta. Se per caso un perno si stacca durante l'orditura, bisogna ricominciare tutto da capo. Alois Breitenberger procede nell'orditura fino a raggiungere la larghezza di tessuto desiderata. Per ottenere 10 metri di stoffa, a seconda della finezza del filo, occorre ordire dai 600 ai 1000 fili, lunghi 10 metri ciascuno. In queste immagini della Val Casies si osserva un altro tipo di orditura, eseguito con un grande aspo pieghevole, rimasto in uso fino ai primi anni 60. Molti masi possedevano un telaio, alcuni persino due. Così il tessitore e il suo aiutante potevano lavorare insieme. Mentre uno realizzava teli da biancheria, l'altro si occupava del panno di lana. Il periodo della tessitura andava dall'autunno a maggio. Per avvolgere i fili dell'ordito si usa l'incannatoio. Svariati artigiani ambulanti, tessitori, cordai, carradori, sellai, calzolai, visitavano i masi, soggiornandovi il tempo necessario a svolgere il proprio lavoro. Il mastro artigiano veniva alloggiato nel granaio. Il suo aiutante dormiva nel fienile. Oltre alla mosa, che accompagnava tutti i pasti, ricevevano entrambi un po' di latte a colazione e un pezzetto di speck per il pranzo e per la merenda pomeridiana. Al termine dell'orditura si ferma la bocca d'ordito con un laccetto e si sfila dai perni la catena raccolta in una grossa treccia attorcigliata. Al giorno d'oggi la tessitura di lana greggia è appannaggio di pochissime aziende specializzate nella produzione di tappeti, tendaggi, tovaglie e costumi tradizionali. Scorrendo dal basso, l'ordito passa dal pettorale per essere avvolto attorno al subbio posteriore. Il tessitore spinge un liccio attraverso i gruppi di fili e scioglie l'annodatura. La tessitura della lana e del lino ha rappresentato una voce importante nel bilancio dei nostri masi fino agli anni 60. Adesso è giunto il momento del pettine, con cui si dispongono ordinatamente i fili dell'ordito. Il liccio con l'ordito viene fissato in una scanalatura del subbio. Osserviamo l'avvolgimento dell'ordito intorno al subbio. Durante questa operazione si controlla l'andamento perfettamente parallelo dei fili, eventualmente correggendolo con il pettine. La preparazione del telaio era un'operazione poco gradita ai tessitori perché lunga e faticosa. La tessitura è considerata invece più piacevole. La croce, posta all'estremità dell'ordito, viene assicurata con due verghe separatrici. Una cassa battente, munita di pettine, rinserra ad ogni passaggio la trama contro la parte già tessuta.
I licci per la creazione della bocca d'ordito vengono appesi a piccoli rulli di legno. Un avanzo dei fili di ordito viene sempre lasciato nel pettine e nei licci. Tale accorgimento permette di annodare rapidamente il prossimo ordito al trefolo, anziché infilare uno ad uno i fili nelle maglie dei licci e nel pettine. L'annodatura dei fili di ordito richiede un'intera mattinata di lavoro. Ora Alois Breitenberger infila nel battente il trefolo cui è assicurato il nuovo ordito. Prolungando il nuovo ordito fino al subbio, si può iniziare a tesserlo fin da principio. Da questo momento si può avvolgere il filo di trama sulle spole da inserire nella navetta. La tessitura segue un ritmo preciso e regolare. Trasporto o lancio della trama spostando la navetta da destra a sinistra e viceversa. Compressione della trama contro la parete già tessuta mediante il battente. Inversione del passo alzando o abbassando i licci mediante le calcole. Nuovo lancio e così via. Per impedire variazioni della larghezza della pezza, essendo il filo di trama continuamente sollecitato dai lanci, si usa il tenditrama. I soggetti preferiti per decorare tovaglie e centrotavola erano il cervo e l'aquila tirolese. Nella biancheria di lino, per la dote, erano mescolate alcune ciocche di capelli della sposa, antico simbolo di indissolubilità di un legame. Il taglio si esegue lasciando sporgere circa 40 cm di ordito, da cui si ricava il trefolo per la prossima tessitura. Il tessuto di lana deve essere follato per trasformarlo in loden. La follatura serve a infeltrire le fibre mediante l'azione dell'acqua calda e del movimento meccanico. Alois Breitenberger usa una follatrice azionata dalla forza idraulica che lui stesso ha costruito. La pezza di tessuto viene avvolta attorno alla ruota di legno dentata e fissata con ago e filo. Quando tutto è pronto, il tessitore applica le cinghie di trasmissione e bagna il tessuto con acqua calda a 80 gradi. Alois Breitenberger indirizza l'acqua sulla ruota idraulica, ferendola dall'alto. I follatori dovevano essere molto precisi nel loro lavoro, poiché esso era tanto determinante per la qualità del prodotto finale quanto una buona materia prima, una tessitura accurata e un occhio vigile in ogni fase della lavorazione. Il tessuto viene bagnato in continuazione, fino a che raggiunge la compattezza desiderata. Alois Breitenberger non fu solo un eccellente artigiano, ma anche un uomo straordinario, capace di intessere con grande umiltà e saggezza la trama preziosa della sua vita. La produzione di tessuti di origine animale e vegetale in Tirolo mostrò i primi accenni di industrializzazione intorno al 1860. Una domanda crescente e condizioni favorevoli spinsero il giovane Josef Beikircher ad aprire un opificio a Molini, presso Brunico, nel 1868. Ben presto, però, il lavoro manuale si rivelò insufficiente a soddisfare le esigenze di produzione. Beikircher cominciò allora ad acquistare macchinari. A quel tempo, i negozi da uomo più alla moda offrivano già il loden ai loro clienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia rurale. Tuttavia fu l'imperatore Francesco Giuseppe a nobilitare questo tessuto caldo e impermeabile che egli amava indossare per le battute di caccia durante i suoi soggiorni a Bad Ischl. Nel 1884, Josef Beikircher e Josef Mesmer, commerciante di tessuti viennese, si misero in società per dar vita a un grande stabilimento industriale. Nel 1890 iniziò il trasferimento degli impianti produttivi nell'odierno stabilimento. Nel 1894
la ditta Josef Messmer und Compagnie, con sede a Brunico, venne iscritta nel registro delle imprese di Bolzano. Se all'inizio erano stati l'Oden originale della fusteria e il Kaiserloden a imporsi come tessuti ideali per l'abbigliamento maschile, successivamente ci si orientò verso un maggiore assortimento, che comprendeva anche stoffe di lana leggere destinate ai più prestigiosi atelier di moda femminile dell'impero asburgico. Qui sono conservati i grandi campionari delle produzioni passate. Questa straordinaria collezione, inaugurata nel 1895, costituisce per gli addetti del settore un'inesauribile fonte di ispirazione. Motivo di vanto sono i libri contabili dell'anificio. Sui fogli di elegante carta seta, accuratamente numerati e rilegati, compaiono conferme d'ordine, bolle di consegna e fatture vergate in bella calligrafia e indirizzate a clienti di tutta Europa. Qui troviamo anche le ricevute di consegna di quel raffinato tessuto di lana per signora che ha dato un impulso determinante alla diffusione dell'Oden nell'industria della moda attuale. E, naturalmente, non mancano documenti con la firma e il timbro di Josef Messmer, il fondatore dell'azienda. Il lavoro dell'ufficio Campioni segue una procedura consolidata da decenni. I tessuti vengono tagliati in piccole strisce e disposti nei cataloghi in base alle caratteristiche, alla campionatura e al marchio di fabbrica. Un apposito reparto provvede poi alla spedizione dei campioni. Grazie ai suoi 120 anni di esperienza, la fabbrica di Brunico può contare su una solida competenza, riconosciuta ed apprezzata da una clientela internazionale. La moderna produzione è più che mai orientata al design individuale, per un risultato esclusivo e raffinato. Il cuore dell'azienda è costituito dal reparto di sviluppo del prodotto. Qui troviamo esposto un vecchio manifesto pubblicitario del 1910, utilizzato nelle fiere dove i tessitori di campioni discutevano personalmente con la clientela di nuovi tessuti e disegni. Ogni tessuto è il prodotto di una lunga e accurata selezione. Panno, l'Oden o lana cotta. Filato semplice, doppio o ritorto. Senza dimenticare altre importanti caratteristiche quali resistenza, peso, colore, morbidezza, scioltezza e la cosiddetta mano del tessuto. Altrettanto importante è l'armatura. Ogni armatura conferisce alla stoffa una particolare resistenza e un aspetto esteriore inconfondibile. Oggi si contano oltre 2000 armature differenti. Per realizzare questi campioni si utilizza uno speciale telaio a mano inventato nel 1805 da Joseph Marie Jacquard. Questo strumento, un'autentica rivoluzione per l'industria tessile, permette di confezionare tessuti nelle fogge più disparate. A differenza della ratiera, che comanda un intero gruppo di fili, il dispositivo di Jacquard consente di formare la bocca dell'ordito sollevando ogni singolo filo in modo indipendente. Il lavoro del telaio è guidato da una serie di schede forate. Christian Mayr esegue sulla tastiera della stampante in ghisa il motivo dell'armatura e del disegno. Mediante punzonatura ottiene le schede forate. Collegando più schede fra loro, si crea un'intera serie, vale a dire una successione di comandi ripetuti. È così che nascono campioni di tessuto dagli effetti più disparati. Uno dopo l'altro, gli aghi montati sul telaio Jacquard si infilano nei fori dei cartoni. Questo schema binario detta il movimento delle arcate, che si alzano e si abbassano per formare la bocca dell'ordito. Ciascuna arcata presenta un maglione, attraverso cui passa un solo filo di ordito. Grazie a questo sistema di comando di elementi individuali, la varietà di campioni realizzabili è pressoché infinita.
Un pedale serve a ruotare le schede forate del telaio jacquard e contemporaneamente ad aprire la bocca dell'ordito. Il lancio della navetta è eseguito a mano, così come l'azionamento della cassa battente. Il percorso dal campione al prodotto finito è ancora lungo. Caratteristiche e peculiarità della campionatura devono essere rispettate per filo e per segno in fase di realizzazione, senza variazione di qualità né di quantità. La produzione annuale supera gli 800.000 metri di tessuto. L'approvvigionamento di energia ebbe un ruolo decisivo nella scelta dell'ubicazione dello stabilimento. Oggi l'azienda può contare su un moderno impianto a doppia turbina e generatore, indispensabile per soddisfare il crescente fabbisogno energetico e per tenere il passo con le esigenze di produzione. Tutto inizia con l'acquisto delle materie prime. Qui giungono solo le lane migliori, provenienti da Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Ungheria e da altri mercati internazionali selezionati. L'azienda lavora anche fibre pregiate come l'alpaca, il mohair e il cashmere. Le balle di lana formano alte pareti. Ogni anno se ne consumano 250.000 chili. Nel decifrare etichette e luoghi di provenienza, la memoria ritorna ai tempi in cui la circolazione delle merci lasciava molto a desiderare e, non di rado, le sorti di un'impresa dipendevano dall'arrivo o meno di una fornitura. Le balle di lana sono uguali a quelle di una volta, solo l'imballaggio e lo spago sono ormai fatti di plastica. Il magazziniere verifica la corretta disposizione della merce e, in base agli ordinativi, stabilisce le quantità di lana da inviare alla tintoria. In questa sorta di gigantesca cucina campeggiano caldaie a vapore alte come persone. Nei calderoni fumano e ribollano strane misture che ricordano le ricette segrete di un alchimista. Nello stanzino attiguo si schiude il magico mondo dei colori. Una rassegna completa, dai più brillanti ai più sfumati. Qui avvengono la pesatura e il dosaggio dei colori. La lana da tingere, sistemata in appositi cesti, viene immersa nelle caldaie, dove rimane il tempo necessario per assorbire il bagno di colore. Esistono diversi metodi di tintura: in fiocco, in filo, in matassa. In questo impianto si possono tingere direttamente pezzi di stoffa lunghe anche fino a 200 metri. Dopo la tintura, le matasse devono essere lavate, asciugate e garzate. In questa fase si possono anche mescolare le lane di colori diversi. Il caricamento del lupo apritore avviene mediante un dispositivo pneumatico. Per verificare che i colori siano dosati correttamente, si fa la prova su una garza realizzata con una piccola cardatrice. Dopo il terzo passaggio al lupo apritore, quello che vedete lavora ininterrottamente da ben 80 anni, la mischia risulta uniforme e le fibre di lana hanno riacquistato la loro morbidezza. La lana viene aspirata e sospinta nel grande oliatore per l'aggiunta di oli vegetali e animali. L'ensimaggio migliora la scorrevolezza delle fibre prima che siano sottoposte alla cardatura. Sempre attraverso un tubo pneumatico, la lana viene trasportata al magazzino del reparto filatura, dove deve riposare per 24 ore. In base agli ordinativi, il sistema pneumatico carica la lana nelle cardatrici per la sua trasformazione in filato grezzo. Due file contrapposte di scardassi e cardatrici formano un percorso lungo 20 metri. Durante la cardatura è ancora possibile aggiungere eventuali coloranti e fissatori. Aghi metallici, uncini e spazzoline sfioccano e separano le fibre di lana, rendendole parallele. Contemporaneamente si eliminano le impurità e le fibre troppo corte. Poco per volta
viene formandosi una garza liscia e omogenea. A fine percorso escono dalla macchina le bobine di lana greggia. Le fibre tessili vengono ridotte in filo pronto per la tessitura. Questi filatoi lavorano alla velocità di 380 giri al minuto. Per soddisfare ogni possibile richiesta, esiste un'infinità di fili diversi. Con le binatrici si accoppiano due o più fili per creare nuove mischie. Altre macchine provvedono alla torcitura. Il prodotto della filatura giunge quindi al reparto incannatura, dove viene avvolto su bobine o rocchetti per l'orditura. Sensori implacabili controllano la qualità del filato. Un piccolo robot elimina all'istante eventuali nodi e rinsalda il filo mediante pressione. Sistemi altamente automatizzati dettano i ritmi di lavoro. Nessuno può concedersi distrazioni. Manovrare queste creature d'acciaio super efficienti, che operano senza sosta tra sbuffi e sibili, è un lavoro estremamente impegnativo. A volte si ha l'impressione che l'uomo sia ormai assoggettato alle macchine, che sia lui al loro servizio, anziché il contrario. Ora però non c'è tempo per riflettere. I nostri mostri meccanici hanno appetito e devono essere nutriti. Chi si ricorda del vecchio tessitore Alois Breitenberger e del suo aspo per la preparazione dell'ordito? Nelle moderne catene produttive, intere rastrelliere di bobine alimentano le gigantesche macchine che predispongono l'ordito per i nuovi tessuti, un filo dopo l'altro, esattamente come gli artigiani di una volta. Il pavimento del reparto tessitura vibra sotto i colpi frenetici dei telai meccanici. Il rumore assordante non dà tregua. La protezione auricolare è d'obbligo. Su ogni pezza si lega un cartellino di matricola, i cui dati sono memorizzati al computer. Solo il materiale che supera questo severo controllo visivo viene ammesso alle lavorazioni successive. Le pezze difettose sono inviate al reparto rammendature. Il tessuto follato, e quindi anche il loden, è particolarmente soggetto alla formazione di nodi che vanno accuratamente eliminati. I fili di ordito e di trama spezzati devono essere riparati a mano. L'industria meccanica moderna offre un vasto assortimento di follatrici per la produzione del classico tessuto di loden. Le stoffe vengono cucite ad anello per la lavorazione a ciclo continuo. Alta tecnologia e sistemi elettronici controllano le operazioni. La stoffa rimane immersa da 1 a 5 ore in una soluzione di acqua saponata.
L'azione combinata di movimento e calore determina un restringimento del tessuto fino al 30%. Le vecchie follatrici custodite in questa sala aspettano solo di essere trasferite al proprio museo in allestimento. L'ultimo ritrovato dell'industria laniera sono i Valcar, ovvero le lane cotte tessute a maglia. Esse costituiscono il risultato di un particolare processo di follatura in appositi tamburi. Questo trattamento chimico elimina tutte le impurità vegetali della fibra. Un bagno in soluzione di acido solforico diluito al 5% brucia, o meglio carbonizza rapidamente tali impurità, come fieno e polvere. Certi tipi di stoffa devono essere garzati. Le garze montate su grossi cilindri sollevano il pelo del tessuto, conferendogli un aspetto più morbido e voluminoso. In seguito, il tessuto di Loden viene spazzolato per direzionarne il pelo. Occorre attendere 24 ore prima di disporre il tessuto sul tenditoio, dove, asciugando alla temperatura di 170 gradi, acquisterà l'altezza definitiva. La cimatura, eseguita con lame affilatissime, serve a conferire al pelo del tessuto l'altezza desiderata. Il decatizzo è l'ultima fase di trattamento del Loden. Racchiuso in una sottopezza di raso liscio, il tessuto viene avvolto attorno a un cilindro. Il vapore acqueo immesso nell'autoclave attraverso il cilindro viene riaspirato dopo alcuni minuti. Questo trattamento sfrutta le caratteristiche di plasticità della lana esposta al vapore, al fine di conferirle la desiderata scorrevolezza. Ora la stoffa è pronta per essere stirata e cucita. Al massimo si restringerà ancora dell'1%. Ed eccoci al momento della verità, l'ispezione finale. Le pezze di stoffa scorrono una dopo l'altra sotto l'occhio attento e infallibile dell'ispettrice. Basta un filo fuori posto o un'imperfezione qualsiasi per fermare tutto. Un colpo sapiente di pinzetta e il nastro trasportatore può proseguire. Metri e metri di stoffa finita, mediamente 800.000 all'anno, superano l'ultimo controllo dell'addetto e della macchina, pronti per l'imballaggio finale. Adesso la stoffa può andare in sartoria o sugli scaffali del negozio. Il più grande manichino da sarto indossa un capottone da Guinness dei primati per accogliere visitatori e clienti del lanificio.